Non so se vi ricordate di questo speaker di Archer A320, ma si tratta di quello speaker che ho posizionato nella top dei miei speaker preferiti. Infatti ha un suono veramente perfetto, il prezzo non è troppo esagerato, ma comunque abbastanza consistente. Ce l'ho da circa un anno ed è arrivato il momento di recensirvi questo speaker. Direi di vedere che cosa c'è dentro la confezione, vedremo un po' come è fatto lo speaker, ma questo come sempre è subito dopo la sigla. Dentro la confezione abbiamo lo speaker A320, vedete, fatto per lo più in legno di bambù. Abbiamo un leggero tessuto qui nella parte laterale e dietro abbiamo il foro per ricaricare i 5200 mAh di batteria che vi permettono circa 11 ore di riproduzione audio. Ovviamente dipende come posizionate il volume. C'è il LED che vi dice lo stato della ricarica, il foro AUX nel caso non volessimo utilizzare il Bluetooth, il tasto reset per formattare tra virgolette il nostro speaker nel caso ci fossero problemi, e abbiamo il foro dove uscirà l'aria delle membrane dell'altoparlante. Sempre continuando con l'unboxing, abbiamo ovviamente il cavo AUX AUX, il cavo micro USB che ci permette di ricaricare il nostro speaker in circa 4-5 orette. Abbiamo il foglio di istruzioni che ci dà un po' di caratteristiche che magari vi zoomo anche. Vedete, ci sono 5 altoparlanti che sono quelli che hanno i medi e gli alti e ben 15 watt di bassi, 5200 mAh da 7,4 volt, un peso che si aggira su 1,5 kg, infatti le sue dimensioni sono abbastanza grosse. Infine, per quanto riguarda sempre l'unboxing, abbiamo anche questo piccolo sacchettino che ci permette di trasportare il nostro speaker in giro. Vi faccio vedere velocemente i tasti. Abbiamo qui il tasto di accensione che, se lo teniamo premuto, ci accende il Bluetooth, fa i vari rumori, e con questo tasto possiamo cambiare traccia e aumentare e abbassare il volume. Ovviamente c'è anche il tasto stop e play. Quest'altro è utilizzato soprattutto Spotify per ascoltare la musica, ma ho visto che con Amazon Prime ho anche Amazon Music che mi permette di ascoltare la musica gratuitamente essendo cliente Prime, e questo mi ha fatto un po' risparmiare alcuni soldini sull'abbonamento di Spotify che adesso non ho più. Direi a questo punto di ascoltare un po' come suona. Lo so, tramite video non potrete mai capire se effettivamente suona bene, però successivamente vi dirò la mia e quindi vi potete un po' fidare. Adesso prendo il telefono e ascoltiamo una musica. Direi di fare il test audio. Ovviamente dipende da ognuno di voi, ognuno ha il proprio speaker adesso, quindi sentirete l'audio un po' in modo diverso. Vi posso solo io descrivere un po' come suona. Adesso ha iniziato a riprodurre questa canzone che si chiama Summer Song 2018 di NCS, e vi posso assicurare che i bassi si sentono veramente bene. Vi faccio vedere anche una cosa, è talmente potente qui che escono dei soffioni d'aria. Per esempio metto questa, vedete come si muove? Poi vibra tutto, adesso è vicino alla scatola e alla scrivania, qui vibra tutto, non so se vedete. Potete voi immaginare io cosa sto sentendo, i bassi sono davvero potenti e si sente veramente bene. A questo punto direi di andare un po' alle conclusioni e vi dico come mi sono trovato quest'anno con questo speaker. Ora che siamo giunti alle conclusioni, che cosa posso dirvi di questo altoparlante? Che si tratta davvero di un ottimo affare per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Si aggira a circa 70 euro. Se riesco vi trovo anche un coupon per un venditore che ve lo sconta un pochino. Si tratta di uno speaker fatto per lo più in legno, anche con un leggero tessuto. Per quanto riguarda questo tessuto, se proprio devo trovare un neo, è che acchiappa un po' i peli, ma non è un grossissimo problema, si pulisce tranquillamente. Comunque al tatto si ha una bella sensazione, anche esteticamente, vedete, si tratta davvero di un bellissimo speaker. Per quanto riguarda invece il suono, abbiamo dei bassi potenziati, forse un po' troppo, però per quanto riguarda la musica è
proprio fatto apposta. Si sente benissimo, si sente la potenza dei bassi, si sposano tranquillamente con i due altoparlanti da 5 watt che regolano i medi e gli alti. Per quanto riguarda la portabilità, forse è leggermente grosso, infatti io lo consiglio più per un uso in casa o comunque per utilizzarlo in luoghi fissi. Infatti per la portabilità consiglierei invece altri speaker. Se invece lo volete utilizzare per lo più in casa, secondo me va benissimo. Comunque, con quello che ho detto, non è che sto escludendo il fatto che non si possa portare fuori. L'unica cosa è che forse lo trovo un po' scomodo, perché appunto pesa ed è leggermente grande. Secondo me, a parte questo, entra nella categoria best buy e bisogna assolutamente acquistarlo se si vuole sentire qualità senza spendere troppo. Trovate il link per acquistarlo su Amazon qui sotto in descrizione. Trovate anche un coupon se riesco. Se avete dubbi, domande, curiosità, scrivetemi qui sotto nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime video recensioni, seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram e sconti GoGo che trovate sempre qui sotto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima, ciao!